Ciao a tutti ragazzi, Kato che parla e benvenuti a un altro video. Quello di cui voglio parlarvi oggi sono sempre delle curiosità, ma questa volta riguardanti i giochi di Pokémon Ranger. Giochi di Pokémon Ranger perché? Perché non ne parlo quasi mai, ma non trovo moltissimo da dire. Scusate, sposto il microfono così almeno mi viene più facile la lettura del mio copione dopo. Come stavo dicendo, non trovo molto da dire su questi giochi perché c'è ben poco da scoprire, poche curiosità e poco in generale, quindi ho detto, anziché fare tre video corti, anzi cortissimi, ne faccio uno corto, ma almeno che comprende tutti e tre i giochi, perché questi probabilmente sono i tre giochi più anonimi della saga di Pokémon, anche se meriterebbero molto di più, e ve lo dico perché adoro questa serie. Quindi, senza indugiare oltre, cominciamo subito, adesso, prima di ora, le curiosità riguardanti ai Pokémon Ranger. Cominciamo dal primo Pokémon Ranger. Prima del suo rilascio, il gioco era conosciuto come Pokémon Ranger, la strada per Diamante e Perla. Dopo aver finito il gioco, il giocatore, nelle missioni extra, incontrerà Groudon e Kyogre, che sono stati recentemente impegnati in qualche battaglia. Questo potrebbe essere un chiaro riferimento al gioco della terza generazione Pokémon Smeraldo, in cui i due si affrontano nell'apice della storia. Però non si fa riferimento a Hoenn, e non viene indicato che Groudon e Kyogre sono originari di un'altra regione, bensì si pensa che siano di Fiore. No! Inoltre, nella versione giapponese le missioni RangerNet possono essere scaricate solo dopo aver preordinato un biglietto per il nono film. Wow! Questa è... geniale? Un'ultima cosa, anche se sono stati rilasciati prima della quarta generazione, Pokémon Ranger può comunicare con tutte le cinque per inviare l'uovo di Manaphy. Questo è già successo molto spesso nei Pokémon, come ad esempio Pokémon Colosseum può comunicare con Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Ora parliamo del secondo titolo Pokémon, ovvero Pokémon Ranger, Ombre su Almia. Nel gioco, una delle guardie delle gemme è Lucario, mentre gli altri due sono Iatran e Cresselia. Inoltre, il capo presente nel gioco, del team malvagio, probabilmente è ispirato al nostro caro e amato Giovanni. L'inizio del gioco probabilmente è anche ispirato alla saga di Harry Potter. Pensateci un attimo. Si comincia in una scuola di Ranger, dove due ragazzi diventano amici del giocatore e lo aiutano in diversi scopi, mentre uno dei professori è un uomo che sfrutta le abilità di un ragazzo della scuola per scopi malvagi. No, com'è che si chiamano i fan di Harry Potter? Potterhead? Pensateci bene. Pensateci. Inoltre, durante il gioco si può cambiare il Pokémon partner semplicemente tornando al ranch dei compagni presenti nel villaggio Cicole, e penso che questa sia stata una feature assolutamente eccezionale, poter scegliere di utilizzare qualche altro Pokémon e scoprire nuove abilità per poter continuare il gioco come vogliamo noi. Una cosa creepy: se non riuscirete a fermare la nave cargo che affonda nella prima occasione, il giocatore potrebbe morire. Se ci pensate bene. Questo gioco inoltre è l'unico gioco Ranger dove la controparte del sesso opposto non appare nel gioco. E una volta che abbiamo finito anche con il secondo Ranger, cominciamo col terzo, ovvero Tracce di Luce. Quello che probabilmente è stato un po' più un fiasco. Meh. Il gioco distingue Pokémon leggendario da Pokémon raro. Quest'ultimo termine è riferito ai Pokémon che non si possono ottenere attraverso gli eventi della serie principale, ad esempio Celebi e Shaymin. Fione non appartiene a nessuna di queste due categorie ed è catturabile come normalissimo Pokémon in natura. Questo fornisce inoltre una forte evidenza per la sua mancanza di status da leggendario ufficiale. Bronzor è in grado di teletrasportarsi in questo gioco, nonostante non sia in grado di imparare questa mossa normalmente. Questo è l'unico gioco dove si possono fare i grafemi del Ranger. Inoltre è l'unico gioco della serie Ranger in cui si può viaggiare nel tempo, e sarà possibile inoltre catturare Archias o Giratina, che nei titoli precedenti non era possibile fare. Quindi ottimo. Quindi ragazzi, questo era il video curiosità. Se vi interessano i Pokémon Ranger, andateli a recuperare, così vedete un po' con i vostri occhi cosa ne potete pensare di questi titoli. Noi ci rivediamo a un prossimo video, quindi un saluto a Teo, arrivederci al prossimo video, sì. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanti mi piace e ciao ciao.